anche delle situazioni ancora più estreme in cui la persona non è chiamata a rappresentare un valore economico, o perché non lo può produrre o perché non lo può esprimere dal punto di vista dell'acquisto. Pensiamo a un bimbo malato, o pensiamo all'anziano che effettivamente perde le capacità di potersi relazionare con un mercato. Non si può ricondurre tutto a un'azione di mercato. Eppure ci sono alcune realtà, alcune social business hybrid, le cosiddette differenziate, in cui vi è comunque un'azione di mercato. Perché? Perché è un'azione di mercato cosiddetta sussidiaria. Mi spiego. Differenziate che vuol dire? Che vi sono due anime, sono due matrici di attività fortemente diverse fra loro. Vi è un'attività sociale che serve per erogare quei beni e servizi da cui la persona è esclusa. Da questa esclusione scaturisce proprio lo stato di disabilitazione. E poi vi è un'attività sul mercato che serve per generare quelle risorse economiche necessarie a finanziare le attività sociali. Questo tipo di modello lo abbiamo importato in maniera abbastanza efficace da tutta una serie di esempi negli Stati Uniti. Per esempio, Dinamo si è ispirata nel suo modello al Cities Camp fondati da Paul Newman, dove ci sono questi camp che ospitano i bimbi con delle fragilità, e poi vi sono delle attività sul mercato, in particolare la vendita di prodotti alimentari, che serve a finanziare le attività sociali. In questo senso, l'organizzazione svolge un ruolo sussidiario a quello della persona, sussidiario a quello dello Stato che se ne dovrebbe prendere cura. E in questo senso abilita anche dei meccanismi di responsabilità da parte di un consumatore che compra un prodotto non solo per il bene intrinseco, per il valore intrinseco che il prodotto ha nel suo uso, ma anche per il valore che questo prodotto rappresenta dal punto di vista etico. Chi acquista fa una scelta etica perché decide di sostenere economicamente un'attività nei confronti di coloro che altrimenti sarebbero, diciamo, privi di tutta una serie di supporti sociali cui scaturiscono tutta una serie di situazioni di disabilitazione.